Amo la musica, i fiori, i colori, gli animali e i lavori a maglia. Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Se è la prima volta che vedi un mio video, sei la benvenuta o il benvenuto sul mio canale. Perciò iscriviti se non l'hai ancora fatto per non perdere nessuno dei miei prossimi video. Diversamente dalle altre volte in cui tento strani stacchetti musicali, giravolte, piruette. Solitamente a fine video, per fortuna. Oggi indosso già il risultato finale, perché questo sarà un video davvero breve e semplicissimo. E quindi oggi sono qui per farvi vedere come accorciare di qualche centimetro un maglione, oppure come nel mio caso per fare un orlo di rifinitura con un punto totalmente invisibile. Ho scelto di fare il punto invisibile proprio su un maglione perché i tessuti in maglia si prestano benissimo per questo tipo di punto. In realtà non vedevo l'ora di farvi vedere questo maglione che ho appena finito di assemblare. Andiamo allora a vedere come realizzare il punto invisibile a macchina e a scoprire anche tutti i trucchetti per realizzarlo al meglio. Buona visione! Per prima cosa prendiamo il maglione e misuriamo i centimetri che ci serviranno per realizzare il nostro orlo. Mi raccomando, prendetevi tutto il tempo necessario per fare questa operazione, perché una volta cucito è meglio che non ci siano errori. Le cuciture sul tessuto in maglia sono un po' difficili e noiose da scucire. Per essere più precisi, Devanatura vi consiglia di utilizzare prima gli spilli e procedere dopo con l'imbastitura. Quando iniziamo ad imbastire, ricordiamoci di lasciare un piccolo pezzettino di tessuto per il nostro orlo. Questo servirà per poter effettuare la cucitura definitiva. Sarà proprio questo pezzetto a dover passare sotto il piedino. Ma vediamo i vari passaggi con ordine. Intanto, finito di imbastire, spostiamoci sulla macchina da cucire. Il primo passaggio da fare in assoluto quando si lavora su un tessuto in maglia è procurarsi un filato adeguato, un po' più spesso del filo che si utilizza normalmente per fare le cuciture. Io ho l'abitudine, dopo aver finito un maglione, di conservarmi sempre del filato e di utilizzarlo al posto dei classici fili per le macchine da cucire. Ad ogni modo, dopo aver scelto il filato, infiliamo la macchina normalmente. Ci spostiamo sulla selezione dei punti e scegliamo quello per il punto invisibile. Per riconoscerlo dovete fare attenzione alla sua particolarità, ovvero quella di fare 2-3 punti dritti e uno zigzag, e poi di nuovo 2-3 punti dritti e uno zigzag. Possiamo scegliere di fare quello con lo zigzag verso destra o quello con lo zigzag verso sinistra. La scelta sarà condizionata dalla posizione che scegliamo per il tessuto. Infatti, bisogna fare attenzione che lo zigzag pizzichi il maglione in questo caso solo in alcuni punti. Per quanto riguarda la lunghezza del punto, invece, scegliamo la lunghezza massima. Posizioniamo il tessuto sotto la macchina da cucire, facendo in modo che la piega che si è formata con l'imbastitura non stia sotto il piedino. Facciamo finta che noi con l'imbastitura abbiamo formato una specie di S al contrario, e questo è il tessuto che abbiamo lasciato fuori. Il piedino deve passare su questa parte e fare il punto dritto. Pizzicare il maglione con lo zigzag, tornare indietro, rifare il punto dritto e così via. Ecco, vedete come l'ago, quando è nella posizione del punto dritto, passa soltanto su quel pezzettino, mentre quando fa lo zigzag pizzica la piega che abbiamo formato con l'imbastitura. Finita la cucitura, togliamo il filo dell'imbastitura e voilà! Il nostro orlo è terminato. Non ci resta che sistemare il tessuto, tirandolo un pochettino per far rientrare bene la cucitura, e una volta lavato non si vedrà assolutamente niente. Anche se breve, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi un like. Alla prossima, ciao!